Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Siamo nella Fat Taverna che purtroppo più che Fat Taverna è diventata Fit Taverna, perché qua di calorie ne sono state bruciate una valanga. Può essere che sia entrata il cane che rompe le balle. Giustamente è così, cioè devi fare un video, cioè, stai sicuro che il cane rompe le balle, è inevitabile. Allora, oggi vi voglio parlare di una peculiarità dell'esercizio di stretching per i pettorali che mi fa molto riflettere, nel senso che l'esperienza come praticante molto spesso ti insegna e ti fa cambiare barra modificare le idee su qualcosa, e quasi sempre ha dei risvolti che possono essere positivi: migliorate quello che fate. E quello che fate, vedete che è sempre stato giusto e semplicemente migliorerà. Negativi solo in parte, perché magari vi accorgete che avete fatto una cosa che non era perfetta, però questo vi fa riflettere e migliorare. Oggi vi voglio parlare di spiegarvi il perché un certo esercizio, se viene fatto in un certo modo, non serve a niente, ok? Quindi oggi parliamo di un esercizio per allungare i pettorali. Attenzione ragazzi, non sarà un video completamente semplice, vi chiedo di seguirmi in alcuni ragionamenti che faccio, perché poi rappresentano di fatto la motivazione che c'è dietro ad una scelta, che c'è dietro al suggerimento. E vi invito invece a fare una cosa: se non avete mai sentito questo consiglio che vi do in questo video, scrivetelo nei commenti, perché allora significa che probabilmente sul mondo della mobilità articolare c'è tanto da dire ancora, e molto spesso quello che serve un pochino in più è l'esperienza di chi lo fa per capire cosa è giusto, cosa è sbagliato e che cosa ci inganna. Quindi mi tolgo la maglia così per spiegarvi alcune cose, vi rendete un pochino l'idea. Quando vedrete questo video sarò nella fase di risalita per i finali nazionali, ok, di Men Physique. Allora, quindi sono ancora abbastanza sciupato, sto cercando di prendere peso. Allora, il classico esercizio che si vede per i pettorali qual è? Quello dove si va a mettere il braccio in questa posizione e si ruota. Ora, chi ha visto l'esercizio potrei anche chiedergli di fare una piccola riflessione. Secondo te l'ho fatto bene o l'ho fatto male? Fatta questa riflessione, scrivetevi lì di lato se secondo voi l'ho fatto bene oppure l'ho fatto male. Adesso cerchiamo di capire che cosa si sbaglia. Allora, cosa numero uno: qual è l'obiettivo dell'esercizio? L'obiettivo è andare ad allungare il pettorale. Come è fatto il pettorale? Il pettorale ovviamente è l'inserzione esternale, ci sono dei fasci che partono anche dalla zona della clavicola e vanno giù in questo modo, ok? In generale ha un'inserzione che è qui, a livello della parte più alta dell'omero. Quindi, quando noi, ed è un rotatore interno, quindi quando voi lo portate in eccessivo allungamento, se non è molto estensibile l'inserzione si tira dietro l'origine. Quindi se è un rotatore interno, io suppongo che quello che succederà è questo tipo di compenso. Lo vedete anche da qua, lo faccio, eccolo lì che il pettorale si attiva. Quindi quando lo vado ad allungare, l'errore più frequente di questo esercizio qual è? Che la testa dell'omero tilta in avanti e va in rotazione interna. Quindi ogni qualvolta voi vedete questo esercizio e mentre lo fate vedete questo, l'esercizio non serve a niente. Non state allungando il pettorale, perché c'è l'inserzione che, percepita la tensione dall'origine, non fa altro che correrci dietro. Quindi quello che noi dobbiamo fare è mantenere il decorso del pettorale il più uguale possibile rispetto alla posizione di partenza. Come posso farlo? 1. Limitando il tilt anteriore della testa dell'omero. 2. Limitando l'effetto che hanno i fasci intralotatori. Quindi se quando lo stiro tendo a fare questo, devo cercare di mantenere l'omero in assetto neutro. Quindi quello che andrò a fare è cercare sicuramente, una volta che ho posizionato la mano, di andare a deprimere la scapola e mantenere l'omero in posizione neutra. Successivamente posso andare a ruotare. Se a un certo punto voi vedete che la spalla va verso l'alto, oppure che la spalla fa questo,
state completamente sviando il senso dell'esercizio. Quindi sembra una banalità, ma se voi andate nel 90% delle palestre dove le persone fanno un esercizio di allungamento per il gran pettorale, vi assicuro che la stragrande maggioranza, se non tutti, non tengono mai in considerazione di questa cosa e finiscono per sbagliare l'esercizio. Quindi, fatta questa precisazione, ragazzi, io mi rimetto la maglia perché inizio a avere freddo. Spero che abbiate capito la piccola chicca e se non l'avevate ancora sentita, scrivetemela nei commenti, lasciatemi un like, condividete questo video, spammatelo, così che finalmente nelle palestre si faccia uno stretching del pettorale che sia giusto. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.